rieccoci a Dokenzaka. Questo deve essere il posto. Avanti! Cosa desidera? Al momento abbiamo un piatto edizione limitata. Ramen polvere di stelle. Polvere di stelle? Di cosa sa? Io, stavo cercando Dottor Spilla. Cosa? Dove hai sentito quel nome? Huh? Eh? Ti sono mancato! Avanti, prego, entrate pure! Avrei giurato che quel tizio si è cambiato davanti a me per un attimo. Oh, sei nuovo qui, ragazzo? Buongiorno, signore. Ehi, frate, aspetti da molto? No, sono arrivato solo qualche... Allora, frate, indovina chi ho trovato. Anime gemelle della nostra lotta contro... Dan Dan Dan, i teschi neri. Anime cosa? Entrate pure, anime! Oh, quindi sei uno di noi. Cavoli, quei teschi neri ne vedranno delle belle. Wow, una base segreta, da paura. Ma io mi aspettavo più robot e leve. Ottimo lavoro nel camuffare questo posto. Yo, è vero che qui vendono il carry. Una base segreta senza carry non vale niente, yo. Questo è un negozio di ramen, non di carry. E non è una base segreta. Ok, tutti quanti, occhi su di me. Divisi non siamo altro che una punta di spilla. Ma insieme possiamo raggiungere il nostro pinnacolo, l'avete capita? Presentiamoci, prima io. Io sono Shooter, l'anima rossa. Anima rossa? Io dai su quel no... Ok, chi se ne frega. Chiamatemi Beat. Ehi Rosso, dov'è quel carry che mi hai promesso? Aspettate, ora dobbiamo chiamarlo Rosso. Tieni a freno la tua pancia, Giallo. Ci stiamo ancora presentando. Giallo. Scusa Rosso, è che mangiare mi piace troppo. Eh beh, allora, Giallo, Rosso, cos'è, una scatola di pastelli? Io mi chiamo Shiki Misaki e non sono mai stata in un'anima prima ed ero un po' scettica quando Rosso mi ha chiesto di unirmi, ma... Ma eccoti qua, una guerriera dei pastelli. Non posso stare fuori fino a tardi, ho un coprifuoco, ma questo sarà divertente. Sì, non ti preoccupare, finiremo in poco tempo, Rosa. No, 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 sono io, Rosa. Mi chiamo Yoshiya Kiryu, io dovrei essere rosa perché è il colore dell'amore e i filantropi come me amano la gente. Ora si litiga pure per i colori. Che si arrangino, questo tizio è il più pazzo di tutti. Ah, beh, a me non importa che colore mi date, sto bene con qualsiasi tinta. Allora sarei verde. Verde? Perché? È il colore della tua gonna. Oh, già, visto, il mio colore mi sta già bene addosso. Sai, a dire il vero, dovrei essere oro, il colore della saggezza. Prima ti ruba il colore e ora si lamenta. Dove le ha trovate, Rosso? Voglio dire Shooter queste persone. Blu, tocca a te. Blu, non vorrei dire... Già, tu sei blu. Stai scherzando. Aspetta un attimo, la tua tonalità di blu tende più al viola. Ah, sì, mi piace. Cioè, sembro tipo un livido. Ok, viola, presentati. Ok, io sono Neck. No, usa il tuo nome in codice. Ma... Già, giusta osservazione. Smettete di colizzarvi contro di me. E ora per l'ultimo, ma non per importanza, il nostro potente alleato, il Dottor Spilla. Silenzio! Voi stupidi Ecto Pascal! Tu sei il Dottor Spilla. Ma guarda un po', a vedere voi zotta scemi mi viene voglia di... Ah, un cattivo! Non devo fare contatto visivo, o ti prego non farmi del male. Partecipare al divertimento, eh? Partecipare al divertimento. Attenzione, radianti razzi ramen! Insisto che facciate di me un'anima! Perché mai vorresti essere un pastello? Quindi tu sei il Dottor Spilla. Ho sentito molto su di te, è un onore, signore. Oh, zetta sciocchezze! Sta arrossendo. Lo rende ancora più spaventoso. Quindi, cosa vi porta tutti qui? Beh, vedi... Wow! Quegli Zettabyte! Vogliamo riprenderci le nostre spille, cosa consigli? Si osa e retire con astute intenzioni temendo ogni avversario. Ascolta ragazzo, Rosso, devi usare la testa. Il mondo è fatto di numeri, fai i tuoi calcoli e troverai la soluzione desiderata. Ma dottore, non sappiamo neanche dove sono i teschi. Come possiamo risolverla? Attirateli a voi. Attirarli? Con cosa? Stai guardando te, Viola. Me? Sta guardando me? Cosa ho fatto? Che c'è, dottore? Zetta idioti, non avete notato? Le aveva con sé fin dall'inizio. Cosa aveva? Le spille. Cosa, davvero? Proprio come sospettavo. Sei un codardo, Viola Mammola. Adesso sono una mammola.
Yo, fatemi avere un altro po' del curry. Viola, ci hai mentito. No, è solo che non ho trovato il momento adatto per dirlo. Oh, Viola, sei come una marcatura sul pomodoro del mio cuore. Dacci piano con lui, Rosso. Lui è la chiave della variabile dell'equazione della vittoria. Equazione della vittoria. Viola è la nostra esca. Aspetta, cosa? I teschi vanno a caccia di spille. Quando sapranno che tu ne hai, verranno da noi. Ah, molto bene, a più per te. Uscite in strada, radianti. Giocate a team pin come matti. Vincete come matti, fate un bello spettacolo. Ok, diamoci dentro. Vincere come matti potrebbe essere un problema. Non preoccuparti, usate questa, è una delle mie originali. Una spilla, dottor Spilla. Fantastico, con questa faremo furore. Quella spilla fa schifo. Cosa? Colpisce duro, ma solo una volta e dopo, crack. Prova e vedrai. Wow, è vero. Un rottame alla seconda botta. Non è possibile. Non sei mai stato bravo a creare spille, lascia perdere. Ecto Pascal, sono molto meglio di te. Sono il miglior creatore di spille mai esistito. Hai inquadrato quella spilla con un'occhiata. Quel tizio del ramen ne sa di spille. Sta roba è buona, capo. Wow, bello. Fammi un'altra ciotola di questo ramen col curry, io. Oh, scusa, sono appena finiti. Vai a giocare con i tuoi amici, ne preparerò dell'altro. Il curry è finito. Ok, allora passiamo al Team Pin Slammer. Che situazione assurda. Pensa io la prima volta che l'ho fatta, allora quanto era assurda. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attirare l'attenzione. E come facciamo a attirare l'attenzione? Sfidando gente a caso, tra cui il principe. Wow! Ehi, ehi, Giorgi, il principe! In carne e ossa, volete un autografo? E il principe, mio dio, credo che Verde stia per avere un infarto. Ehi, voi tre, eravate finalisti al torneo, uscite sempre insieme così. Wow, ci conosci? Team Pin è la mia ultima ossessione, so tutto su questo gioco, credi di fare un round? Dacci dentro, Verde, sei una fan del principe, vero? Cosa? Impossibile, ci risiamo. Uno si aspetterebbe che non vede l'ora di passare del tempo col suo idolo. È troppo imbarazzante. Non come indossare una maglietta assurda a una festa. Allora, qua c'è un piccolo taglio perché ho sbagliato io. Si dovrebbe essere il giro all'inverso, però va bene. Ehi, saremmo benissimo. Ups, si è arrabbiata. Ma sì, non posso proprio giocare contro il principe. Blue, fallo tu. Va bene. E non osare batterlo. Ma che sta dicendo? Allora, principino? Bastardo? Mi ha preso? Dai, vienimi a... Dai! Ecco, ti sta bene. No, bastardo! Beccati questo! Ed è andato giù il principe. Dai, preso! Stronzo, via il principe. È andato? Dai, preso in pieno. Addio il principino, che è andato di sotto anche stavolta. Preso in pieno. Mi spiace principino, ma fai schifo. Ho vinto con una sola spilla su 6. Detronizzato. Che sfortuna. Ma non mi aspettavo di meno da un finalista. Ecco qui, una gemma del mio tesoro di spille. Ma cosa hai fatto, Viola? Ti avevo detto di non vincere. Aiuto. Sua maestà, mi scuso per la maleducazione di questo zottico del mio amico. Mi assicurerò personalmente che venga fustigato. Non essere sciocca, è stato divertente. Giochiamo di nuovo al più presto. Sì, signore. Se le fa piacere, signore, a sua disposizione quando vuole. Sono cosa? Ah, è stupendo. Sono cosa? A sua disposizione.
E a sapere che Lady Fortuna ce l'avrebbe regalato il principe, io col cazzo che avrei sfruttato i miei materiali l'altra volta per prenderlo, no? Te, guarda, una della partita che avevo cancellato l'altro giorno e una di quelle che abbiamo appena ottenute. Te, mi faccio 50.000 a babbo. Ecco qua un'altra persona da sfidare. In sostanza, tutta sta parte è solo attirare attenzione. Ehi, Shiki, ci va il festone del compleanno del principe, vero? E me lo chiedi? È tipo il giorno più importante dell'anno. Quale fan club non lo farebbe? Bene, così gli angeli bianchi ci sono tutti. Angeli bianchi? Uno dei fan club del principe? Sono in guerra. Una guerra di fan club? Ci sono anche quelle sbruffole dei diavoli neri. Dobbiamo essere pronti. Angeli e demoni? Suona un po' strano. Già, fantastico. Ora giochi a Timpin. Oh, scusa. Avevo la testa nel mondo del principe. Capito. Buona fortuna, Blue. Ottimo. Un'altra sfidante. Dai, vieni qua, pivella. Dai. Che cacchio. Ma tarda? Ma dai, mi sono fatto fregare da un fiorellino. Preso, vai via. No, il mio martello. Vai, Rhyme. Sfonda sta stronza che si è appena buttata di sotto. Faccio schifo a Timpin. Eppure sta roba è obbligatoria da fare. Evviva. Oh, ecco, questa è tua. Grazie. Metteremo la tua anima da angelo bianco al lavoro. Ci vediamo al festone. Regolare. Divertitevi a slammare, ma non dimenticatevi di essere pronti per quei diavoli. E vai. Prossimo sfidante, la Ghiaru. Ehi, bella Shiki, ce l'avrai la roba pronta, vero? Mancano solo 7 giorni al festone del compleanno del principe. Ci sto lavorando. Quando vedrà cosa indossiamo, il principe andrà matto per noi angeli bianchi. Roba, ma che diavolo stanno pianificando? Ehi, verde, cosa stai facendo? Delle magliette con delle scritte cucite sopra. Le indosseremo tipo in prima fila. Ci scriviamo un messaggio. Posso chiedere cosa? Super auguri principeschi di magico compleanno. Cioè tipo gli piacerà di brutto, vero? Ultimamente si interessa molto al Timpin. Sì, l'ho letto. Allora cioè anche io ho iniziato. Ehi, perché non giochiamo? Sì, dai. Forza, pivella. Presa. No, ho sbagliato tasto. Toglilo, toglilo. Ma porca. Ho sbagliato tasto, maledizione. Si è appena buttata di sotto. Sta troppo bene. Si è appena buttata di sotto anche con la seconda. E io che mi preoccupo a fare. Tanto fa, si suicidano ste genti. Vai Viola, sei un genio. Ti prego, basta con i nomi in codice. Beh, ecco la mia spilla. Sono troppo gelosa, Shiki. Hai un fan club per il principe e ora il tuo club del Timpin. Oh già, beh, quello è successo per caso. Ma che dici, verde? Noi anime gemelle siamo unite dal destino. Il nostro incontro era scritto nelle profezie. Non solo ci ribattezzi come pastelli, ma mi sa anche che li hai pure fumati. Non preoccuparti per le magliette Now Now, saranno pronte. Fantastico. Ottimo, grazie. Bene, andiamo a trovare qualcun altro da sfidare. Oh, Makoto, ciao di nuovo. Bene, bene, guarda chi c'è. Grande sorpresa al torneo, eh. Oh, Joshua, la settimana scorsa il tuo articolo è stato di nuovo il più letto. Un amico tuo, Rosa. Esatto, devo molto a questo signore. Sciocchezze, noi su TST dobbiamo molto di più. Joshua scrive una rubrica per la mia rivista. Una rubrica? Su cosa? Su cose che superano le tue fantasie più spinte. Eh? Cosa cavolo significa? Ehi signore, giochi con noi a Timpin. Scusate ragazzi, ho una riunione di redazione. Oh, ma sì, una partita. Bellissimo. Se vinciamo, lei mi prorogherà la scadenza. Aspetta, cosa? Oh cavoli, spero di vincere. Chissà cosa succede se perdiamo. Makoto a sto giro ha di nuovo 4 spille. O ne aveva 2 prima, non mi ricordo.
Ma... senti, ha fatto il giro due volte e si è autobuttato di sotto. Ma ti prego. E addio lui il martello. Preso in pieno, stronzo. No, ho sbagliato. No. Preso. No, mi sono buttato lì. Sto... Madonna. Dove è andato? Aia, vabbè. Succede anche ai migliori team in Slammer, no? Dove sei? No! Ma porca miseria, smettila Makoto, prima facevi schifo! Team Pin è un gioco di merda difficile. Si è appena buttato di sotto di nuovo. No, ma come? 17 secondi e sono in vantaggio. Fino ad ora questa è stata la partita più lunga di Team Pin che ho fatto. Ma mi ha sbattuto fuori con una forza disumana. Dove cavolo sei? Preso. E abbiamo vinto comunque, ti sta troppo bene. Ah, ho perso di nuovo. Sei bravo, Joshua certo sa come sceglierseli. Lascia che ti dia questa. Una spilla, quella rossa. Grazie per la proroga. No, non puoi, non posso. Quindi questa scadenza, per cosa sarebbe? La sua rubrica ovviamente. Lui è giornalista liceale di Tutto Spilla. Scrive la rubrica edizione Spillette. Wow! È la mia parte preferita di TS. Già, ho comprato un numero, principalmente perché c'era il principe in copertina, ma poi gli articoli mi sono piaciuti. Ora lo compro ogni settimana. È l'unica cosa che leggo, yo! Wow ragazzi, quella parte della rivista la uso sempre per altro. Le pagine vanno benissimo per foderare la gabbia di Crice. Ma come? Che peccato, sono sicuro che ti piacerebbe. Piuttosto che parlare, mi taglio la lingua. Quindi, se non rispetta la scadenza, non viene pubblicata la rivista. Cosa? Non posso lasciare che accada. Sul serio, il tuo amico editore è praticamente in lacrime. Non tirargli gli schiaffi fuori dalla mano, Rosa. Scrivi quello stupido articolo. Se la stanno prendendo tutti con Joshua. Wow, ragazzi, ci tenete davvero Tutto Spilla. Io lavorerò per renderlo ancora migliore. Dimostrerò che TS è vicino ai lettori. Ah, e va bene, te lo farò avere per tempo. È la mia parola di filantropo. Non posso deludere il mio pubblico. Ah, 10.000 yen. Beh, meglio che la spilla merdosa, dai. Ah, il grande capo, eccolo. Oh, cavoli. Signor Preside! Signor Presidente! Che vergogna quel torneo. Lo definisci vergogna? Diciamo pure catastrofe. Hai idea di chi ci sia dietro? Assolutamente no. Hanno usato un nome aziendale falso. Ma il commentatore, hanno detto che era il vice direttore di TS, giusto? Una bugia. E tu, Joshua, hai idee? Potresti chiedere nel tuo giro se qualcuno sa qualcosa. Ha un giro, fatto di gnomi malefici forse, ma gente, vedrò quello che posso fare. Ehi, mister, slemmiamo! Beh, va bene, preparati, questo tizio è bravo. E usa le spille dei soldi. Preso in pieno, tu e il tuo stupido martello. Ed è andato, altre 50 yen. Non riesco... Ah, così pure? Oh, e dai, si è protetto. Maledetto. Ma dai, mi ha rotto lo scudo. Sta troppo bene che sei caduto da solo. Il meglio di Team Pink che puoi fare è... E scansarti, insomma. Tecnica eccellente. Ecco, prendi questa. Wow! Ragazzi, avete fegato. Mi fa bene al cuore vedere giovani così presi col Team Pin. Ti vorrei dire che fa bene al tuo portafoglio. Non potrebbe far bene a entrambi? Comunque, devo andare.
Ok, quindi questo ragazzo non è solo un pazzo, è un pazzo intelligente con amici importanti. Ah, wow, era neanche 50, erano 10 yen. Ottimo. Ah, di nuovo lui, ottimo. Ciao tigre, wow, quella criniera è fuori controllo. In effetti mi va un po' negli occhi, dovrei tagliarli. Amico tuo blu? È il mio parrucchiere. Taglio i capelli di questo ragazzo da sempre, fin da quando era un nanerottolo. Bello! Com'era blu da bambino? Neku, veniva in salone con i ritagli di giornale e diceva fammi questo. Ok, bando alle ciance. fammi come questo. Eri tu quel ragazzo. Ehi, senti qua, i ritagli, abbiamo parlato più che abbastanza. Ehi, blu, se perdi questo round di Timpin ce lo devi dire. Oh, Timpin, mi sembra un accordo equo. Non ho potere di veto. Tanto farà schifo comunque, quindi. Preso in pieno. No, perché sbagli i tasti? Dannazione, continua a sbagliare. Ti sta troppo bene. Ma per... ho fatto lo stesso errore che ha fatto prima l'altro. Dove sei? Preso. Via. La cosa importante è che io rimango con più punti anche se il timer finisce. E si è appena suicidato di nuovo. Vabbè, guarda. Grazie Sota di aver reso tutto più facile. Grazie. Aspetta solo che metta le forbici su quella testa. Oh, niente divertimento. Volevo sentire le grandi segreto di blu. Già, cosa c'è di imbarazzante nei ritagli di giornale? Anch'io di tanto in tanto scelgo delle foto di modelli con tagli che mi piacciono. Cos'è tutta questa segretezza? Sì, ma tu prendi ritagli da riviste di moda, non da fumetti. Ehi, ma come hai... No, dai, davvero tu porti fumetti? Stupido Neku, stupido. Allora sei proprio un nerd, Blu? Smettila, abbiamo finito qui. Passiamo ad un altro, ok? Bella, bella spilla. Vediamo di qua chi c'è. Allora, secondo me devo andare a Cat... Oh, lui. Devo andare a Cat Street. Ah, Joshua. Peccato che non aver potuto incrociare le nostre spille al torneo. Non vedevo l'ora. Chi è questo tizio? È il sindaco. Di Shibuya. Ma che razza di conoscenze ha questo ragazzo? Quindi ora che il Timpin è un elemento criminale, la città farà avanti e lo vieterà? Dovranno passare sul mio cadavere. Il Timpin è ancora pieno di possibilità. Vedo che ti interessa molto. Credevo che lo considerassi un'inutile perdita di tempo. Lo credevo, ma erano solo pregiudizi. Avrei prima dovuto provarlo. La semplicità del Timpin lo riflette chiaramente l'odierna società. Nella sua profondità, l'umanità. Magnifico, allora adesso giochiamo. Molto bene. Se questo è quello che vuoi, la mia mossa del serpente a due teste ti aspetta. Oh, nel senso che gioca a due lui. Preso. Ma perché continuo a sbagliare tasto, dannazione? Dai, smetti di nasconderti. Via. Non riesco a sistemarmi come vorrei. Beccati questo. Ah! Oh no! Bastardo! Ma perché continuo ad andare dove non devo? Preso! In pieno anche! Ma che palle ste... le lapidi! Ma non siete giocatori, siete morti! Dannazione! E ho vinto nonostante tutto! Sì, ho vinto! Magnifico! Ora capisco perché hai scelto te. Ammetto la sconfitta. Prendi questa spilla. Grazie, mia! Stiamo cercando quelli che hanno rubato le spille. Ne sai qualcosa? Purtroppo no. Anche se quell'uomo robusto mi sembrava familiare. Grazie, da qui ci pensiamo noi. Uomo robusto? Ah, giusto. Come ho potuto dimenticare la ragazza immagine? Ah, pensavo mi avrebbe dato quella del serpente. Grazie. Quanta gente ancora devo sfidare io? Devo sfidare tutta la città, insomma. Vediamo chi ci manca e dove ci manca. Alla M Max magari qualcuno? Oh, Konishi! Questo non me l'aspettavo proprio.
Oh no, signora K! Bit, santo cielo, sei qui a perdere tempo, invece di stare a casa a fare i compiti. Sul serio, credevo che affiancarti a Rhyme ti avrebbe fatto bene. È la mia vita! Chi ha bisogno di lei? Se ho timpini è un buon carry! Ah, chi crede di fregare, giallo? Trasuda rimpianto da tutti i pori. Ah, ascolta bene, Bit. Ora giochiamo a timpin. Se vinco, tu devi tornare con Rhyme. Cosa? Perché? Vieni da me, Bit. Ah, ok, non mi lasci scelta. Ti metto contro Blue, che ti batterà, altrimenti lo ammazzo. Cosa? Ehi, non tirarmi dentro. Perché perdo tempo a pormi? Tanto sei l'unico con le spille. Non mi interessa contro chi gioco. Ogni agnellino è uguale al mattatoio. Nel mattatoio. Preparati per lo speciale della signora K. Dividi e ti impera. Ovvero che giochi con più spille? Ovviamente. Aia. No! Maledetta. Preso. Addirittura con... No, lei gioca con 3 spille, manco con 2. Preso. No! Una spilla! Stanno diventando più caotiche di prima. No! Maledizione! E Ovis è andato. Uff, e basta ste tombe delle palle, maledizione! Ed è la prima volta che arriviamo oltre a Rhyme, eh. E ho vinto nonostante tutto, perché è il gioco stesso che ti fa vincere, quindi. Ops, ho vinto. Sì, sei il più forte, Viola. Sì, sì, ecco la tua spilla. Oh, e Bit, mi raccomando di fare la pace con Rhyme. Ho vinto, signora K, vivrò come voglio io. Forse avrei dovuto perdere. Non essere sciocco, Viola. O era Joshua. Tu hai solo fatto la tua parte. Quello che succede dopo non è colpa tua. Lascia che la testa di Kerry si occupi dei suoi problemi. Sì, ma... Smetti di chiamarmi Viola, seriamente. Anche perché lo chiamano Viola, lo chiamano Blu. Ce n'erano due nella stessa strada. Ciao, Shooter. Ehi, Yammer. Yammer, qualcuno ha davvero chiamato suo figlio Yammer? Certo, è il mio migliorissimo amico. È lui che mi ha introdotto a Timpin. E perché non era al torneo? Sa tutto quello che c'è da sapere. Sì, ma tutta quella conoscenza non mi aiuta poi a vincere. Shooter è l'opposto. Non è certo da preoccuparsi che troppe riflessioni lo ostacolino. Bell'insulto mascherato, amico. Beh, comunque Shooter gioca meglio sotto pressione. Se ci fosse un modo per ottenere una media fra voi due, avremmo lo slammer perfetto. O almeno un prodotto perfetto di Timpin. Dai, Yammer, giochiamo! Dobbiamo raccogliere spille! Capisco, sono una vittima anche io. Vi aiuterò, distruggendovi con questa spilla speciale super modificata di Yammer! Vediamo che stronzata si è appena inventato Yammer. Ah, è una spilla lama. Ops. Allora, devo stare lontano. Ottimo. Allora, a sapere che certe spille... Le avrei ottenute giocando a Timpin. Non avrei sprecato i materiali per ottenerle prima. Dannazione. Dai. Dai, prova a venirmi contro. Basta. Allora, questa è stata una vittoria un po' sgarbata da parte mia. No. Vabbè, si è suicidato anche lui, voglio dire. Si è appena buttato di sotto, ho sentito un rumore. Ma, vabbè, allora io non mi impegno neanche. A sto punto continuo a sfuggire. Continuo a sfuggire, tanto fanno tutto loro. Più veloce che mai, Shooter. Questa era l'unica spilla che ho. Proteggila con la tua vita. Grazie, Yammer. Me ne prenderò cura. Oh, e alcune delle modifiche sono molto costose, quindi facci molta attenzione. Ok, lo farò. Oh, e se perdi contro qualcuno, dai loro un'altra spilla, non dare via la mia. Sul serio, mai. Ok, lo farò. Oh, e... Hai rotto il cazzo. Mi sento quasi cattivo da prendere la sua spilla. Quasi. Sai cosa? Faccio il... Guarda. Yammer, guarda. Yammer, guarda cosa ci faccio con la tua spilla.
Mamma mia, quanto ti odio. Proseguiamo. Non ci resta che andare in questa direzione. Finiamo sta sottotrama del Timpina al più presto, per favore. Oh, Rhyme! Questo era inaspettato. Vediamo cosa dice Beat a Rhyme. Ehi, gioca contro di me, Timpin! Scusa, ora non posso giocare. Lei odia Timpin, io. Amica tua, Giallo? Sì, più o meno. No, adoro il Timpin. Cosa? E da quando? Giocherei contro di te, ma qualcuno ha preso le mie spille. Un'altra vittima del grande furto del molco? Eh? No, un ragazzo con il lecca-lecca è passato di qui e me le ha rubate tutte. La mia intera collezione. Non serve piangere sopra il latte versato, comunque. Oh, poverina. Non abbatterti, sistemeremo tutto. Siamo le anime gemelle e combattiamo per recuperare le nostre spille dai perfidi teschi neri. Wow, posso aiutarvi? Sono Rhyme, comunque. Una nuova anima richiede un nuovo colore. Arancione? Eccolo che arriva. Viola viene retrocesso a semplice blu. Chi se ne, tanto preferisco solo blu, Ah, sto diventando uno di loro. E tu d'ora in poi sarai nera. Come, scusa? Ignoralo. E vai, nera partecipa alla festa. E vai, nuovo compagno di squadra. Allora, c'è qualcuno qui? Non so dove devo andare. Ok. Ehi, mister, giochiamo a Timpin. Sei un tipetto pieno di energia, eh? Vorrei tanto giocare, ragazzo, ma sto cercando qualcosa. Cosa, signor H? Magari posso aiutarti? Eh? Amico tuo? Ah, era Joshua, non lui. Strano vederti così cooperativo, Livido. Livido, vedo che andiamo dritti al punto. Signora Nekoma è l'unica persona che io rispetti. Interessante. Quindi, cosa stai cercando? Del report che ho scritto. Report? Solo pensieri sparsi, per tirare le somme di alcune cose. Ma non riesco proprio a ricordarmi dove li ho messi. Ma sono importanti? Decisamente sì. Ah, questo sì che è un casino. Se li vediamo, allora te li portiamo. Grazie, Neku. Giurate che non li leggerete mai e poi mai, per l'eternità. Certo. Ok. Ma cosa diavolo c'è scritto sopra? Pensieri sparsi, te l'ho appena detto. Tra l'altro, fammi vedere una cosa. I vestiti di Cariglia. Il cappello Beat Synchro 60. La maglietta invece. Allora, quella di faccia da P, potenziamento delle combo incrociate. Impedisce risucchio e immobilizzazione. Ok, calmi tutti. Il cappello di faccia da P, via. Mettiamo quello di Cariglia, che ci aumenta il tasso di sincronia. La maglietta, via questa. Aumentiamo il danno delle combo incrociate. E i pantaloni, molto più tempo per maneggiare le carte fusione. Li lasciamo per ora. A meno che un pantalone nuovo, tipo questo. Tasso di sincronia salirà molto più velocemente, ma molto meno tempo per maneggiarle. Preferisco avere più tempo. Non so te. 130, 15. Però queste statistiche non sono male, eh. Vediamo come ce la caviamo, eh. Ma visto che i report io ce li ho, scusami, non mi dici nulla? Ma è appena apparso Higashizawa. Fermi lì. Belle spille. Tu sei uno dei teschi neri. Certo che ne avete un bel mucchio, le avete raccolte tutte per noi. Esatto. Come esco per attirare voi ratti? E hai abboccato, ciccione? Li voglio le mie spille. Diglielo tu, simpaticone. È ora di riprenderci le nostre anime. Ok. Minchia, c'ha il coso d'oro. Ancora. Ma è bravissimo. Ma porca miseria, ma via. Ma porca miseria, sono volato. Ma basta. Perché deve essere così difficile sta stronzata? Preso. Via. Bene, altri due punti. Bella tua spilla da 5 yen, fra. Ma porca.
Ok, lo ricalco, è la prima volta che lo tiriamo fuori e non mi aspettavo questo risultato del martello. È lentissimo. Però ho vinto. Beh, sai slemmare. Benvenuti al punto di svolta di oggi, gente. Cariglia. Ah, ok. Cariglia. Sembra che ce l'abbia fatta. Giusto in tempo per farvi prendere a calci. Vi stracceremo a tutti e due. Io, a dire il vero, non sono qui per farmi prendere a calci. Sono qui per ritirare qualcosa. Cosa? Scusa, Rosso, devo prendere questa in prestito. Ah, ok. Cosa? Nera! Ridammi la Kaiser rossa! Non puoi giocare senza, vero? No! Cazzo! Perché è così? Nera! Come hai potuto? Credevo fossimo amici, anime gemelle! Amici? Io sono un teschio nero! Rhyme, tu! Impossibile! Che svolta di trama! Già, sono una spia! Cercavo solo di sfinirti, capisci? Rhyme! Lo sapevo, davvero? Ha detto che le spille Gia le aveva rubate lecca lecca, ma le ha chieste indietro al signor steroidi qui. Come faceva a sapere che stavano assieme? È vero che gli steroidi ti rimpiccioliscono il... lascia perdere. Già, lei non era al torneo. Esatto, mai fidarsi delle acque chete. Sapevo che eri tu quello intelligente, Rosa. Ryan, perché? Ma soprattutto... avresti potuto dircelo prima. Non capisco come questo sia colpa mia. Sei tu quello che si rifiuta di chiamarmi Rosa. Quindi adesso è colpa mia. Ah! Chi hai gridato? La mia povera Kaiser rossa! Beh, il mio lavoro è finito qui. Ciao a tutti. Aspetta, Rhyme! Perché ti sei mischiata con questa gente? Ancora non lo capisci, Bit. Capire cosa? Kaiser rossa! Datti una regolata, Rosso. Che farò? Come vivrò? Solo un giocattolo. È troppo pericoloso avventurarsi in giro se il nostro leader è fuori gioco. Torniamo alla base e consultiamo il dottor Spilla. Lo sai che puoi giocare anche senza quella, vero? Non gliene frega niente. Dai, io, torniamo alla base. Il carrier ormai sarà pronto. Oh, ho mandato avanti per sbaglio. Vabbè, tanto avrà detto sì, dai, andiamo. Allora, andiamo un attimo anche da questa parte. Vediamo se c'è qualcun altro, infatti c'è Rai. Oh, ehi, Bit. Yo, Ai. Questa è la tua ragazza, Giallo? No, è una mia vicina, siamo amici da sempre. Oh, che dolce. Bit mi fa sempre vedere il suo materiale. Materiale? Cos'è? La sua famiglia vende stoffe. Oh, a proposito, fai di nuovo quella cosa di prima. Ash, quello è ancora un segreto. La tua faccia fa morire da ridere. Giallo, sembri uscito da un fumetto. Zitta, verde. I suoi pezzi comici te la fanno fare sotto. Oh, tipo un cabarettista. Comunque, dai, mettiamoci a giocare a Team Pin. Tu ci stai, Ai? Certo, la maggior parte delle mie spille se le sono soffiate al torneo, ma ho ancora abbastanza per batterti. Certo, come no. Dove sei? Presa. Oh, ho sbagliato io. Allora, ho sempre sbagliato. Non devo lanciare dalla spilla, posso lanciare da qualsiasi direzione. Mannaia, ecco perché continuavo a sbagliare. No, dove vai? Va bene, ok, ho sbagliato. Ah, no, ho capito adesso. Il tasto R ti fa... oh. Il tasto R ti fa mirare dalla spilla. Il tasto ZR invece ti fa mirare da dove vuoi. È utile. Avrei voluto saperlo prima. Preso. Anche perché così posso dare più potenza. Posso dare più potenza se lancio da... da una distanza maggiore. Ho sbagliato. Cara, scaricati. Dov'è? Presa, no? Che cavolo è? Presa, vai via ora. Dove... perché? Ah, punto dalla spilla e faccio prima, dai.
preso. È andata? Yes. Sì. Buh. E va bene, prendi questa. Grazie, hai. Non preoccuparti, recupereremo noi il resto delle tue spille. Se lo dici tu, sembra che siete in missione. Buona fortuna. Lascia fare a noi. Anche a te, Bit. Con il team pin e con il tuo spettacolo. Ah, è un segreto. Quella faccia non mi stanca mai. Ottimo. Allora, di qua penso che non ci sia più nessuno, se non sbaglio. No, c'è ancora lui. Perfetto. Che c'è, Bit? Niente, zio. Ehi, Futonishi, come va il lavoro alla East? Anche tu conosci Futonishi Shi, verde? Futonishi Shi, ah, più o meno. Vado alla East ogni settimana per vedere il principe. Lì ci vedo spesso, Futonishi. Ah, quindi ci vai a fare la spettatrice? Cos'altro ci va a fare se no, giallo? Bit qui vuole salire sul palco con un pezzo comico. Ah, ti ho detto di non dirlo a nessuno! Perché nasconderlo? Dovresti pubblicizzarti! Levati dalle scatole, Rosso! E poi non lavoriamo più insieme! Cosa? Vi siete sciolti? Non mi ha lasciato scelta, io! Non devi dircelo se non ti va, ma... Facciamo un gioco! Blu gioca contro Futonishi Shi, se vince ci dici tutto! Ci stai, Bit? Ah, vi pare giusto! Sembri proprio uscito da un fumetto, giallo! Allora non posso permettermi di perdere. Come vuoi, ragazzo, ma per tua informazione so controllare due spille contemporaneamente. Impossibile. Niente che non abbiamo già visto. Possibilissimo. Esatto, cioè nel senso... ti sta bene. Mi sta bene anche a me che... Ah! Allora, questo è stato il prezzo del mio egoismo. Ma che palle ste tombe! Ho vinto perché la tomba l'ha lanciata giù. Che gioca lui stesso. Non lo capisco sto gioco. Fatto. Ok, giallo, forza, vuota il sacco. Rhyme, mia sorella, è presente. Facevamo quel pezzo comico. Che carini, adoro il cabaret. Dici una tua barzelletta. Mi hanno licenziato. Lei mi ha licenziato. Aia. Oh, non lasciarti abbattere, su con la vita. Troverai un'altra anima gemella. Vivi per il team pin. Probabilmente lo farò io. Comunque, mi diverto di più a slammare. Grazie al panda fortunato. Qua sotto non c'è niente se non il fiume di Shibuya. Ma ci veniamo la prossima volta. Vediamo se anche qua dentro c'è qualcuno o no. Oh, c'è un tizio, fantastico. Qualsiasi somiglianza con persone o entità realmente esistenti puramente casuale. Come butta, Neku? Oh, ehi, pro delle spille. Pro delle spille? È un amico del dottor Spilla. Lo chiamo così perché sa tutto sulle spille. Non è come il tuo psicopatico amico criminale. Wow, tu sei tutto sulle spille. Un po'. Vedi, prima di tutto non ho letto perché vai avanti, c'è un microcosmo e questo fa parlare, torna e guarda... No! Quello stupido gli ha dato il via! Ora non starà zitto per almeno 3 giorni! Ehi, pro! Ah no, ok, era Neku, facci vedere la tua preferita! Già, vorrei vedere la tua spilla migliore, pro! Certo, ragazzi! Ehi, se mi riesci a battere Neku te ne darò una, è rarissima! Sul serio! Devi proprio vincere, Blu! E allora vediamo di vincere! Ah, tanto è da solo lui, che voglio... Minchia! Fino adesso mi sembra... Ah, oh, so così che spilla è. Oh, cavolo. Eccolo. Si nasconde. Ah, il mio martello. Ma si è appena buttato... Questo sarebbe il pro, si è appena buttato di sotto. Ah, quello è Ovis, però aspetta. E questo è il pro, scusa, mi si è appena buttato di sotto. Sì, hai vinto. Ce l'avevo quasi fatta. Beh, ecco qua, ragazzi. Questa è la tua miglior spilla, pro. Capisco perché, brilla. Io ci parlo e le luccico ogni giorno. Le spille sono migliori amiche di un ragazzo, bisogna amarle, giusto? Wow, pro, delle spille, che saggezza. È un po' inquietante. Inizierò anch'io a parlare con le mie. Grazie per il consiglio. Oh, e quando lucidate le vostre spille, fate attenzione al panno da usare, ok? La sottile differenza, vabbè, vai avanti. Vai pure.
quanto sta andando? No! Sta andando in loop! Staremo qui per 5 giorni di seguito. Scusaci, però troppo da fare, dobbiamo schizzare via. Shiva di Team Pin. Un Team Pin potente, prima categoria, con un design da brivido, degno della sua onomia, la regina del ghiaccio. Tocca rapidamente lo spazio vuoto per attivare il suo psico. Ok, non è solo una spilla forte di Team Pin questa, questa è anche una spilla abbastanza forte in generale. Ha una sola mano, 9 meteore, 9 aculi e 5 martelli. Non è neanche granché, eh.